che magari non hanno quell'accuratezza ancora, come si è detto, che però insomma danno già delle indicazioni però molto, molto precise e molto interessanti. Anche quest'ultima credo che sia molto interessante, perché capire poi da dove viene la fonte, è fondamentale per le misure che devono essere realizzate successivamente, perché è molto facile poi, una volta individuato il problema, sbagliare. Certo. Sbagliare il target, ne parlavamo non so con chi ieri, del fatto che poi nei piani di risanamento dell'area, anticipo, intanto vi chiederei di, chiedo a Sgorbati, che è direttore tecnico scientifico, di prendere posto, si diceva che in realtà vengono utilizzate molte risorse anche dal punto di vista economico, a volte per puntare su delle soluzioni che poi alla fine non sono le soluzioni più opportune per cercare di migliorare la qualità dell'aria, soprattutto anche in quelle aree dove magari i confondenti da un punto di vista meteorologico sono molto forti, per cui a volte magari si dice, che ne so, puntiamo su una determinata soluzione investendo tanti soldi, poi ex post ci si accorge che quella soluzione, cioè che lo sforzo fatto non corrisponde al risultato raggiunto, quindi sapere dove riuscire a intervenire credo sia molto 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 importante. E, allora, mentre ce l'hai fatta? Sì, ecco. Quindi adesso darei la parola appunto per l'ultimo intervento, poi avremo la tavola rotonda successiva, a Giuseppe Sgorbati, al dottor professor Giuseppe Sgorbati, che è appunto direttore tecnico scientifico di ARPA Lombardia, che è una regione, diciamo, insieme a tutte quelle del bacino padano, fortemente interessata a questo tema, e che ha messo in campo, e come ARPA hanno messo in campo tutta una serie di operazioni e provvedimenti molto interessanti, compreso il cercare di coinvolgere i cittadini il più possibile nelle scelte che poi vengono fatte dalle amministrazioni. Prego. Grazie a tutti. Sono quello dei droni che così come mi ha citato prima il vicepresidente e direttore Pepe, il suo assist mi aveva fatto, come dire, scattare un po' la tentazione di cambiare al volo la presentazione, però insomma rimaniamo nel seminato, anche perché il tema che trattiamo è naturalmente molto serio. Poi parlare di percezione delle politiche e accettabilità delle scelte in questa sede è un'impresa che fa un po' tremare i polsi, no? Mi rivolgo naturalmente principalmente ai, non so come chiamare, studenti, ragazzi, ai cittadini in crescita, chiamiamoli così, che affrontano questi problemi sotto molti punti di vista, e forse qualche richiamo anche di natura storica, sociologica, se vogliamo, è necessario per interpretare come procedere e per fare in maniera tale che le politiche che vengono proposte dai decisori siano effettivamente efficaci e ben recepite. Allora, il tema è questo. Ci sono alcuni punti fondamentali che voglio cercare di trattare con voi per darvi degli sprazzi di luce su degli aspetti che magari noi siamo abituati a pensare in maniera quasi automatica, ma che vale la pena invece di sistematizzare per costruire un approccio corretto al rapporto fra decisore di policy e ambiente. C'è una domanda che sembra apparentemente banale, del perché si fanno le politiche ambientali e cosa impariamo dalla storia delle politiche ambientali. Ma le politiche ambientali, signori, sono in campo nella società anche la più sviluppata dagli anni 60 in avanti. Non stiamo parlando di qualcosa che è automatico, che oggi impariamo, invece conosciamo come qualcosa che è direttamente incorporato nella nostra vita. Allora, quali sono i motivi che hanno portato a questa trasformazione della percezione e hanno permesso di inserire anche questo elemento nella società? Quali sono i diversi livelli su cui si esplicano le attività di regolazione? Attenzione, quando parliamo di qualità dell'aria e delle regole che ci stanno dietro, parliamo di un sistema normativo estremamente complesso e sofisticato, che ci vede attori di un percorso di livello internazionale, di livello europeo. Ci sono alcuni aspetti anche lì molto delicati che vanno visti nel rapporto fra regolatore europeo, regolatore nazionale, regolatore locale, dove il regolatore locale poi ha l'arduo compito di dovere tramutare in atti, in azioni, che sono poi quelli che i cittadini criticano o meno, le decisioni di policy che vengono prese a un livello superiore.
C'è il tema della percezione del rischio. Io accetto una politica nella misura in cui percepisco che quella politica mi protegge da qualcosa che temo. Ma attenzione, anche qui non è tanto automatico, perché i meccanismi di percezione del rischio hanno livelli di complessità notevoli, per cui dobbiamo conoscerli, impararli, per sapere anche come gestire anche al nostro interno quello che è un livello di percezione che può deformare l'attitudine a applicare una regola comunque sana oppure a disapplicarla. E infine c'è un tema enorme, che è quello per il quale siamo anche qui oggi, che è la credibilità delle fonti che producono i dati che servono alla base delle politiche. Allora, la politica ha tanti problemi di credibilità, ce lo diciamo serenamente e ce lo diciamo proprio anche in questa sede, ma se per di più i dati che vengono forniti per prendere delle decisioni non sono credibili, allora diventa un po' più complicata la cosa. Allora, vi ho già detto, è importante conoscere come si evolve la società per sapere come si sono sviluppate le politiche ambientali e qual è la loro storia, qual è la loro motivazione, quali sono i meccanismi che hanno permesso effettivamente l'applicazione delle politiche ambientali. Attenzione, perché le politiche ambientali sono essenzialmente restrittive, non è qualcosa che dà maggiore libertà, anzi normalmente incidono sui comportamenti, creano limitazioni, vincoli. Allora accettare una politica ambientale diventa da questo punto di vista particolarmente complicato, però la società ce l'ha fatta in un certo momento. Allora, per interpretare questo processo di evoluzione della società abbiamo preso riferimento un modello di Kuznets. Kuznets è un economista di origine bielorussa che ha sviluppato la propria attività professionale come economista statunitense. Sulle cose di cui vi dirò ci ha preso un premio Nobel, per cui insomma è interessante anche cercare di recuperare questa cultura molto alta e trasporla nella nostra esperienza quotidiana e vedere come funziona. Parleremo del modello di Kuznets come modello che è stato applicato anche all'evoluzione dello stato dell'ambiente in rapporto ai beni disponibili all'interno della società. La curva di Kuznets è fatta in questo modo: in ascissa abbiamo messo il PIL pro capite come indicatore di benessere, in qualche modo, come indicatore di disponibilità di risorse, e in ordinata abbiamo messo invece il livello di degrado ambientale. Questa curva ci dice che c'è una zona di sviluppo nella quale con lo sviluppo della società il degrado ambientale aumenta, c'è un punto di svolta e poi da un certo momento in avanti invece all'aumentare del benessere, delle risorse disponibili, invece la qualità ambientale migliora, il degrado diminuisce. Ma com'è possibile, per quali motivi avviene questo fenomeno? Innanzitutto qualche piccolo disclaimer, attenzione, ci sono dei punti di attenzione: questa curva vale per i modelli di medio, micro e mesoscala, questa curva naturalmente qui schematizzata per un concetto molto ampio di degrado ambientale, ma dovrebbe essere definita per ognuno dei singoli inquinanti di cui si ha consapevolezza e coscienza. E poi c'è un tema che è molto importante, specialmente in questo momento in cui la società oscilla fra la crescita e la decrescita, ma che cosa avviene se si ha l'inversione della disponibilità di beni? Diminuisce anche la qualità dell'ambiente oppure no? C'è un altro tema che è molto importante per la nostra società, è che cosa avviene quando siamo a contatto con società che hanno un diverso livello di sviluppo, costi di produzione, vantaggi della delocalizzazione. Insomma, ci sono una serie di spunti che sono molto interessanti da questo punto di vista. Però vediamo di capire per quale motivo avviene l'inversione della tendenza nella evoluzione del degrado ambientale a un certo punto. In un certo momento ci si rende conto che una volta disponibili i beni primari, di cui tutti abbiamo bisogno, un tetto sulla testa, avere da mangiare, coprirsi, eccetera, emergono, mano a mano che le disponibilità di risorse aumentano, degli altri valori che vengono percepiti come preziosi. Tra gli altri valori che vengono percepiti come preziosi vi è la consapevolezza della necessità di avere un ambiente sano e anche la consapevolezza del rapporto che c'è fra ambiente e salute. Pensate alle società che ci stanno attorno e non necessariamente alla nostra società di 50 anni fa, no? Pensiamo ai paesi in via di sviluppo, ma la issue ambientale è assolutamente secondaria rispetto al fatto di poter mettere qualcosa sotto i denti tutti i giorni. Questo purtroppo anche noi
lo sfruttiamo perché ciò significa avere minor costi andando a produrre in certe aree del mondo, no? Dopodiché questo nuovo sistema valoriale che si viene a sviluppare, ognuno di noi porta con sé degli elementi di valore che usa per dare giudizi, per decidere le proprie azioni tutti i giorni, porta a cambiamenti di comportamenti individuali, ad una progressiva richiesta di strumenti di tutela, le leggi, le norme, e all'accettazione delle restrizioni che prima non erano concepibili in un sistema valoriale precedente. Cambio i valori, accetto di rinunciare a certe cose perché ho un valore più forte che so che quella determinata attività, quella determinata norma mi permette di raggiungere. E poi c'è anche un problema di evoluzione del sistema industriale, perché si possono sviluppare in questo quadro dei modelli di sviluppo industriale che sono divergenti rispetto ai modelli precedenti. Per cui è una macchina che rotola su se stessa e porta, a condizione che naturalmente i beni pro capite aumentino, il valore pro capite disponibile aumenti, porta quasi automaticamente alla evoluzione in senso positivo della qualità dell'ambiente. Che questa cosa non sia teorica, ma che sia un fatto fondato, è rappresentato ad esempio anche da questo grafico che trovate sul rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, che vede questa riga punteggiata che è il prodotto lordo di un paese rispetto a quelle che sono le emissioni degli inquinanti. Per cui c'è un fondamento, si passa da una visione teorica ad una visione fortemente empirica. Ma allora la percezione delle politiche, l'accettabilità delle scelte come funziona? Che è favorevole quando c'è una sincronizzazione diretta del sistema valoriale del corpo sociale rispetto alle scelte che vengono fatte, ma diventa molto ardua quando il legislatore traguarda obiettivi che, pur essendo condivisibili dal punto di vista generale, confliggono, non si identificano con il sistema valoriale del corpo a cui questa normativa è indirizzata. Ma pensiamo solamente anche al tema dei cambiamenti climatici, no? Qui c'è tutto un ragionamento molto, molto, molto complesso. Lo percepiamo, è un valore magari che è strategico o prospettico, viene percepito dal legislatore che ha una visione strategica, ma il cittadino fa fatica a condividere perché non ne vede un'utilità immediata. È impossibile dimostrare, delle volte è difficile dimostrare al cittadino perché c'è un vantaggio. Ma allora parliamo del tema della dimostrazione. Il tema della dimostrazione non dipende solamente dalla forza degli argomenti che vengono portati, ma anche dall'allineamento del bagaglio comunicativo di chi porta queste notizie rispetto al bagaglio percettivo, conoscitivo, agli strumenti in mano a chi deve mutare la propria opinione. Per cui, come dire, la formazione e l'educazione, lo sviluppo della consapevolezza è un meccanismo complesso che permette però di portare avanti una vera logica di accettazione delle norme anche quando sono apparentemente indigeribili. Bene. Quali sono i livelli a questo punto su cui si sviluppano le politiche? Quando parliamo di tutela ambientale, dell'area in particolare, dobbiamo essere consapevoli che la nostra normativa è essenzialmente di derivazione comunitaria. Noi ci mettiamo pochissimo dal punto di vista dell'individuazione dei limiti. Il Paese partecipa con gli altri agli atti normativi europei, però poi si cristallizza il quadro dei valori di qualità ambientale che devono essere perseguiti. Però poi capita un'altra cosa, che c'è l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, la Commissione che ci danno degli obiettivi di qualità ambientale e i paesi devono definire gli strumenti attraverso i quali questi obiettivi devono essere poi raggiunti. Come si fa a raggiungere questi obiettivi? Allora qui si apre una specie di stravismo istituzionale, perché noi siamo tutti contenti che ci siano dei limiti molto bassi come limiti ideali, poi ce la prendiamo che qui invece ci somministra le azioni che devono invece servire a implementare quei livelli. Questo stravismo è un po' complesso poi da gestire e da mandare avanti. Beh, chiaro, le istituzioni locali, a livello italiano addirittura sono le regioni che devono definire le norme che poi servono a perseguire i livelli di qualità dell'aria, sono le migliori per avere sensibilità a quello che sono le esigenze dei cittadini, quali sono le forme migliori per rendere digeribili quelle norme all'interno di quello specifico contesto sociale, sono quelle con cui il dialogo è più facile. Però ragazzi, è un peso, è difficile, perché sembra quasi che poi sia responsabilità delle amministrazioni locali il fatto di avere una somministrazione di un divieto, quando invece questo corrisponde ad un obiettivo strategico molto molto alto. Per quanto riguarda l'autorevolezza del decisore, raramente è messa in discussione l'autorevolezza dell'Unione Europea quando promulga le norme sulla qualità dell'aria. Quando parliamo del decisore politico locale, la nostra accettazione di quel sistema dei valori
che sta dietro le norme che ci vengono proposte è molto condizionata dall'accettazione del corpo politico che le propone quelle norme. Per cui c'è un tema naturalmente di riflessi incrociati, il rapporto fra credibilità della fonte normativa e credibilità delle azioni. Se io mi fido di te faccio anche delle cose delle quali, come dire, magari ho anche dei dubbi, se invece non mi fido di te tu mi puoi promettere che mi regali una moneta, ma non ci credo perché in generale non mi fido di te. Questo è un discorso molto complesso che vale comunque la pena anche in questa sede di citare. Ma l'accettazione dei provvedimenti dipende anche, l'abbiamo detto, da quella che è la nostra percezione del rischio, nel senso che accetto un provvedimento se mi sento tutelato da un rischio che percepisco. Allora c'è tutto il tema di cos'è il rischio che attribuisco ad una determinata sorgente che può essere per me nociva. Beh, allora, il rischio che attribuiamo ai singoli fattori inquinanti è modulato da nostre vicende interne, da una nostra esperienza, da una nostra visione dell'utilità e da una nostra consapevolezza individuale. Tra i fattori che modulano il rischio, ce ne sono due, perché li ho scelti solamente perché poi abbiamo anche modo di dimostrarli un po' empiricamente, che sono l'abitudine, la familiarità, la tradizionalità attribuita alla sorgente di rischio da un lato e poi l'utilità avvertita nell'uso della sorgente di rischio. Pensiamo all'automobile. L'automobile è gli incidenti stradali sono la prima causa di mortalità nella fascia di età che va da 18 a 30 anni, se non sbaglio, o qualcosa del genere. Prima causa di morte in questa fascia di età. Io chiedo ai futuri cittadini adulti se a nessuno di loro è mai venuto in mente di non prendere la patente come ha compiuto 18 anni. Oppure di punto, vabbè, qui il discorso si allargherebbe in altri campi che però non vale la pena di toccare. Allora vediamo degli esempi pratici che ricaviamo dalle esperienze che abbiamo fatto in un progetto europeo che è stato sviluppato sull'asse delle regioni padane, che si chiama PREPARE, che serviva a valutare l'efficacia proprio delle politiche, tra l'altro, e a enfatizzare alcuni aspetti delle politiche ambientali. Nell'ambito di questo progetto europeo è stato fatto una survey, una indagine fra i cittadini su alcuni aspetti legati proprio alle cose di cui stiamo discutendo. Allora, è stato chiesto ai cittadini qual è secondo loro la causa dell'inquinamento atmosferico principale. Ragazzi, il 50, non so bene quanto, per cento, 9%, ha detto che i trasporti sono la causa più importante col 50% di inquinamento atmosferico. Dopodiché è stato chiesto a quei signori, ma voi come vi recate al lavoro? E qui il 60% voto per pieno ha risposto che ci va in macchina. Risultato, quando gli chiedete quali sono gli interventi più efficaci per ridurre l'inquinamento atmosferico, la limitazione del traffico, il miglioramento della qualità delle automobili stanno all'ultimo posto fra tutti i provvedimenti. Non è che adesso mi invento qualcosa che va a incidere poi direttamente sui miei interessi, anche se riconosco che questa cosa è la peggiore dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. Punto interrogativo. Un altro esempio interessante è quello legato alla combustione della legna per riscaldamento. Sempre nell'ambito dello stesso progetto europeo fatto nelle regioni del bacino padano è stato determinato che il PM10 generato per il 57% del suo totale dalla combustione di legna. Mi ricordo quando ARPA Lombardia si è permessa di pubblicare dei dati per i quali forse era meglio che le pizzerie a Milano. È venuto fuori l'ira di Dio, ma adesso che la pizza inquina, ma adesso sembrano cose ridicole, però quando poi ci rendiamo conto che la legna e similari sono responsabili del 65% del PM2,5, forse ma è evidente naturalmente che poi quando vai a chiedere ai cittadini quali sono le iniziative ritenute più efficaci per ridurre l'inquinamento atmosferico, la regolamentazione della combustione della biomassa, legna, vale, viene posta come cosa interessante dal 10% dei cittadini. L'abbiamo sempre fatto, faccio la grigliata, il caminetto, che bella roba, tutti assieme a bere il cognac, voi no, per piacere, perché quello non è troppo igienico. Bene, c'è l'altro tema di cui vi ho accennato, ma la credibilità della fonte normativa è collegata alla credibilità della fonte dei dati che costruiscono la normativa.
Posso solo ricordare che noi siamo all'interno di un sistema estremamente complesso, articolato, non vi fate venire mal di testa cercando di interpretare questo schema. Il sistema delle agenzie si relaziona ad una pluralità di entità, attraverso ISPRA, attraverso la rete europea IONET, all'Agenzia Europea per l'Ambiente, che poi trasferisce i dati nazionali alle istituzioni comunitarie per la valutazione dell'efficacia delle normative, per la proposta delle normative. Le agenzie peraltro interagiscono anche con le regioni e le province autonome per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti che sono necessari per implementare su scala locale gli obiettivi di qualità fissati dall'Europa, e questo sistema è fatto in maniera tale per la quale siamo sempre di più un sistema di agenzie terze. Un sistema che è allineato a rigorosi e trasparenti meccanismi di assicurazione di qualità. Non abbiamo in tutto questo ciclo complesso che vi ho illustrato, ma è stato già detto anche dai colleghi, vi sono almeno 3 punti in cui altre istituzioni controllano quello che facciamo. Abbiamo rapporti quotidiani con i cittadini e con i media, abbiamo rapporti con le unità tecniche della Commissione europea. È anche difficile non diventare autorevole, dai. Siamo magari un po' in ritardo su certe cose, Alessandro, dobbiamo cercare di essere un po' più coerenti, un po' più allineati, possiamo fare tante cose, ma soprattutto dobbiamo continuare un percorso, anche se ci sentiamo sazi, paghi, e se talvolta abbiamo così poche regioni, tempo da impiegare, che anche il dialogo con i cittadini può sembrare un peso inutile. No, in realtà, se poi pensiamo quanto vale l'accettazione dei cittadini rispetto alle politiche, è bene che anche noi non perdiamo un'occasione per migliorare proprio ancora una volta il rapporto con i cittadini. Bene, credibilità, autorevolezza, che naturalmente possono essere spiegate, possono essere esposte. Il progetto Clean Air ci ha dato questa grossa opportunità di aprire questa finestra diretta su quello che facciamo. Attenzione, non è una dimostrazione ad usum delphini, giusto per far vedere certe cose. È un serio progetto scientifico che vuole andare a indagare una realtà, che è quella dell'esposizione degli studenti nelle scuole, che non è coperta dalle direttive comunitarie, delle modelle, che richiedeva degli strumenti particolari che erano legati alla collaborazione dei cittadini. Questo fatto ci dà la possibilità, l'alibi, anche per spiegare determinate cose e per illustrare tutto il meccanismo attraverso il quale si viene a formare il dato che, se è credibile, rende più credibili anche le politiche che sono basate su quel dato. E allora in qualche modo diamo una mano anche al decisore di policy, che si sente, come dire, più autorevole, più solido, perché ha dei dati che sono riconosciuti come solidi. È stato un percorso molto lungo, intendiamoci. E anche il lavoro delle associazioni di cittadini delle volte non è che ci abbia qualche anno fa aiutato, ci ha stimolato sicuramente. Oggi come oggi tutti riconoscono che i dati delle agenzie sono gli unici dati ambientalmente e ufficialmente validi per tutte le valutazioni di tutti i livelli, dal livello del piccolo comune, della piccola gruppo di cittadini, fino alle istituzioni europee. Dobbiamo diminuire la separazione che viene avvertita fra tecnici e cittadini. Anche assistevo poco fa con grandissimo interesse a una dimostrazione molto tecnica, no, di alcuni aspetti. È vero, siamo tutti orgogliosi di poter dimostrare le nostre capacità, le nostre possibilità, gli sviluppi della tecnica, ma ancora una volta, se non sincronizziamo il dialogo, la tecnica, come è stata usata in passato, è un elemento di separazione, non di condivisione, per cui dobbiamo sincronizzarci. Certo, questo richiede naturalmente, specialmente da giovani cittadini in crescita, uno sforzo per acquisire gli strumenti che sono legati a queste attività, anche perché se acquisirete degli strumenti potrete dare un vostro giudizio individuale su quello che vedete, avrete uno strumento di critica efficace nei confronti dei decisori politici, non ve la racconteranno in un senso nell'altro, perché solamente la crescita della cultura vi dà la possibilità di decidere veramente che cosa volete fare della vostra vita. Vi faccio tanti auguri. Grazie a Giuseppe Sgorbati, che tra l'altro ha toccato tante questioni che sarebbero
meriterebbero tanti approfondimenti. Noi abbiamo tra l'altro un sistema di flussi di dati che ci penalizza molto a livello europeo, perché abbiamo troppe istituzioni di fatto che intervengono nel flusso, cioè non c'è una direzione, un flusso diretto che oggi secondo me andrebbe in qualche modo favorito. Adesso vediamo con il decreto clima se ci può dare una mano, chiedo scusa di questa parentesi, però uno dei temi per cui noi siamo spesso bacchettati a livello di consegna dati all'Agenzia Europea per l'Ambiente sta proprio nel giro che i nostri dati devono fare, perché i dati della qualità dell'aria vengono presi dalle agenzie vanno dalle regioni, le regioni le devono comunicare a noi le dobbiamo comunicare al Ministero dell'Ambiente, all'Agenzia Europea. Non vi sfugge che in questo passaggio le regioni diciamo che hanno un sistema di fluido, non rallentano il processo, una parte delle regioni non ce l'ha questo sistema e quindi lì si blocca e succede che il dato noi glielo mandiamo con mesi e mesi di ritardo. Questo nel rating europeo ci fa andare negli ultimi paesi e ci penalizza molto, e poi noi a nostra volta penalizziamo l'Agenzia Europea sulle loro performance, perché il giudizio che dà la Commissione sull'Agenzia è basato sulla performance che l'Agenzia dà, e quindi se lo Stato membro non dà così come è pattuito il dato nel tempo e nelle modalità che viene richiesto, non solo ci penalizziamo noi, ma penalizziamo anche l'Agenzia Europea per l'Ambiente, e questo è uno dei motivi per cui a volte siamo visti, diciamo, non in maniera proprio particolarmente favorevole, però insomma diciamo che ci stiamo lavorando sopra, e forse il decreto clima con quella modalità un po' particolare ci potrebbe anche aiutare a semplificare questo flusso. Detto questo, ringrazio Giuseppe, andremo avanti con la tavola rotonda, mancano credo due relatori sicuro, perché